Ragazzi, allora in questo nuovo controversissimo video che è legato a un mio vecchio articolo, che ovviamente non si trova più perché è un blog che è stato poi dopo cancellato da WordPress perché sono anni e anni che è sparito nel nulla di internet, che si chiamava The Neuter Experience, no? Già lì avevo iniziato a contemplare tutto il discorso dell'esperienza neutra, no? Quindi la non dualità, eccetera. Avevo scritto questo articolo che si chiama Don't Have a Career, cioè non avere una carriera. Uno dei modi in cui il sistema ti frega l'esistenza, anche se tu hai, tra virgolette, successo, e quindi hai una moglie, dei figli, soldi da spendere, tempo libero, o un miscuglio di questi vari elementi, è quello della carriera. È una sottospecie di meccanismo pavloviano in cui ti abituano, tra virgolette, a un ritmo lavorativo, magari guadagnato dopo anni di studio, che sia in università private oppure pubbliche, poco importa, dove tu ricevi un reward, quindi dei soldi e anche una elevazione appunto di carriera progressiva, per serie. Entri in un'azienda, guadagni 1500 euro al mese, che oggi sono veramente, durano 3 giorni, devi saperli gestire molto molto bene, con la promessa che dopo 5-6 anni quel tipo di stipendio verrà ovviamente aumentato progressivamente fino a una cifra X, quella che noi chiamiamo appunto una carriera, quindi che arriverà il momento in cui su LinkedIn scriverai che sono 10 anni che lavori per, che ne so, la banca di investimento tal di tali, per lavorare per la scuola tal di tali, eccetera, eccetera. Don't have a career, cioè non avere una carriera, significa essere completamente disconnessi dal concetto di gradualità, di progressività, di progressione all'interno del lavoro, cioè lavorare per se stessi. Io voglio una carriera come genitore, voglio una carriera come essere umano, voglio una carriera come artista, non la carriera che mi viene data dall'esterno, da qualcun altro. Ossia, qualcuno che mi dice bravo, mi dà praticamente la pacca sulla spalla, se non in momenti dove magari è l'unica cosa che posso fare per pagare le bollette, e questo è un altro discorso. Come per dire, non ho bisogno di nessuno che mi dica che sono bravo a fare quello che io sono bravo a fare. Poi nel mio campo è anche quello musicale, artistico, ancora più pregnante questa cosa. È come dire, se io devo aspettarmi sempre dall'esterno un reward, una ricompensa, faccio come i cani di Pavlov, che appunto ogni volta che vedevano la bistecca iniziavano a salivare, a produrre saliva, perché si aspettavano un reward, una ricompensa. Infatti oggi nel mondo tecnocratico in cui viviamo, dove le persone rincorrono un po' all'American Psycho, questo benessere sempre crescente, e si vantano l'un l'altro o l'un l'altra di queste carriere, no? Un giorno diventerò, tra virgolette, capo reparto di questo ospedale, guadagnerò 1000 euro, quindi farò la vacanza di una settimana più lunga della tua, avrò la macchina che costerà 10.000 euro più della tua. Secondo me sono falsi miti che ci vengono venduti per impedire che l'uomo si renda conto di essere prima di tutto uno schiavo del denaro, uno schiavo delle tasse, uno schiavo del sistema politico, no? Che si fa la guerra costantemente. Ma il concetto di carriera ci compra lentamente dentro un binario da cui poi sarà sempre più difficile uscire. Infatti io conosco tante persone che mi hanno detto, vedo, io vorrei cambiare lavoro, sono 10 anni che prendo lo stesso identico stipendio, me lo alzano di 50 euro in 3 anni, ma non so che fare perché ho poche competenze, non so parlare l'inglese o lo parlo malissimo. E ormai sono abituato, o abituata a questo stile di vita, che lavoro 5 giorni a settimana, 6 giorni a settimana, con un giorno libero dove mi sbronzo, mi diverto così per ridere, poi a un certo punto magari farò un figlio, una figlia, quello che è, e quindi fondamentalmente questo è. Quindi io spero di avere una carriera come essere umano, ora questa è un po' simbolica come cosa. Una carriera nel senso una crescita come essere umano, ma a me non interessa avere la
certificazione esterna da qualcun altro, se non da risultati fisici che ottengo con la mia azienda, o MT, tutto quello che volete, ma se dovessi intraprendere la classica carriera all'interno di un'azienda esterna, tutto vorrei tranne che avere questa sottospecie di scalata, dove a un certo punto you trade your time for money, dove ti svegli ai 50 anni e l'unica cosa che conosci di te stesso è il valore economico che ha il tuo tempo. Infatti tutti gli uomini più ricchi del mondo non scambiano tempo per soldi. Andate a vedervi tutti i video che esistono su questi argomenti, anche vari libri come Quadranti del Cash Flow, Le vite dei grandi imprenditori, eccetera eccetera. Ho scritto anche un libro dove ne parlo blandamente, Credo Karmico, eccetera eccetera. Ma il concetto di carriera, secondo me, è qualcosa che va completamente eliminato, se non in casi molto specifici, ma diciamo casi limite che non riguardano assolutamente poi la libertà finanziaria.